Oh, bentornati sul canale del Pellicano con un nuovo episodio di Dragon Ball Z Budokai 2, ma con il doppiaggio in italiano. E oggi dobbiamo iniziare la saga di Lord Slug. Il malvagio namecciano Slug appare. Riuscirà Goku a difendere la Terra? Sì. L'invasione è iniziata, Lord Slug, un malvagio namecciano alla conquista dell'universo, è giunto sulla Terra. Nel corso dei secoli, il vecchio Lord Slug si è servito della tecnologia medica per allungare la propria vita. Essendo a conoscenza del potere delle sfere del drago della Terra, vuole riottenere la giovinezza. Sono giovane! Il vigore della mia giovinezza è tornato in me! Sento che finalmente ho ritrovato il massimo della mia potenza! Porca miseria, ho tagliato! Avvertendo un grande pericolo, Goku corre ad affrontare la minaccia. Tu devi essere Slug, vero? Abbandona subito questo pianeta. Non fa niente. L'importante è che tu mi dia l'occasione di provare la forza della mia giovinezza. Sarà la fine della Terra? Oppure Goku riuscirà a respingere l'invasione di Slug? Bene, Slug, fammi vedere cosa sai fare, almeno prima della trasformazione. Perché sappiamo che tu hai una trasformazione e diventi grosso. Bravo Goku. Così. Dai, lo stiamo devastando. Bella. Mamma mia, che toppata che gli abbiamo fatto. Vieni, vieni, Slug. Faccio vedere io! Lasciate che io prenda parte alla vostra energia vitale! No! Dai, proprio in quel momento. Ehi! Lasciate che io prenda E io la sto preparando, eh. La sto preparando. Non la facciamo completa da tre livelli, insomma, però la facciamo. Speriamo di colpirlo. Che quello poi va previsto come probabilità. No, 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 no. Senti, allontanati un attimo, per favore. Aia. Oh, ok. Pronti. Adesso tocca a me! Liscio. Fai con la sfera Genkidama. E ovviamente la evita. Ovviamente abbiamo bucato la crosta terrestre per nulla. Per nulla. È inutile. Ti faccio vedere io! Bravissimo Goku. Vieni Slug, su. Non precipitare nell'oblio laggiù. Perfetto. Ehi! No, non me l'ho fatta fa, maledetto. Volevo concludere in bellezza, invece niente, ma ha interrotto la gamma mia. Nonostante il suo duro allenamento, Goku non riesce a contrastare l'instancabile Lord Slug. Che sia la fine di ogni speranza. Goku è impegnato in una dura battaglia contro Slug, ma il malvagio namecciano sembra non cedere. Cosa? Non riesci a fare di meglio? Devo ammettere che avevo commesso un errore di valutazione. Credendo che tu provenissi da Saiya. È davvero forte. Cominciate a combattere! Cominciamo a combattere. Certo, adesso abbiamo tutta la maglietta stracciata, quindi sembra che noi siamo
siamo in svantaggio, siamo in difficoltà, ma in realtà niente di tutto ciò. Comunque c'è un qualche problema con il modello di Slug, perché ogni volta che mi si avvicina si creano tipo degli artefatti grafici sullo schermo. Non so se li state notando. Già dallo scorso combattimento lo notavo, che quando lui è lontano non si vedono, scompaiono. Poi si avvicina e scompaiono tutti. Ecco, vedi, adesso va bene, è normale. Poi lui però se li avvicina e scompaiono. Sono proprio tipo al centro dello schermo. Cosa molto strana questa cosa, ancora non era mai capitata con nessun personaggio. Nel frattempo noi stiamo abbastanza devastando qui Slug, che non è che ha tante speranze, almeno per adesso. Che botta, ragazzi! È inutile. Bravo Goku, mamma mia. Non gli stiamo dando neanche il tempo di respirare al signor Slug. Come si rialza velocemente però. Ciao Slug. Per il bene dei suoi amici e della terra, Goku si rifiuta di arrendersi. Da dove prende questa energia? Chi è il mio avversario? Non credevo che tu fossi capace di tanto. A questo punto non posso fare altro che mostrarti la mia vera forza. No, questo è assurdo. Sorpreso dalla strenua resistenza di Goku, Lord Slug ha deciso di non risparmiarsi. Alla fine ha rivelato la piena potenza delle sue abilità di Super Namecciano. Davanti agli occhi di Goku, Lord Slug si è trasformato in una creatura 10 volte più grande e potente. Allora, che te ne pare? Questo qui sarebbe un Super Namecciano! Vedere il mio vero aspetto ti incute timore per caso? Ah! Bestione, anch'io provengo da Namek come te! Ok, adesso scontro con lo Slug gigante, ma perlomeno abbiamo 4 personaggi a disposizione, quindi non credo che sarà un problema. Cominciate a combattere! Adesso sarà un po' più dura, È vero che abbiamo 4 personaggi e quindi diciamo che non credo che usciremo sconfitti da questa missione. Ma prima con Lord Slug normale passeggiavamo, adesso non sarà tanto una passeggiata secondo me. Via! Bene, così. Che botta, ragazzi! Perlomeno più sono grossi, più sono lenti. Sta regola per fortuna vale sempre. Che botta, ragazzi! È inutile. E però quando mena fa male. Ma ha tolto pure la guardia. Certo, questo se gli dirò la sfera Genkidama è difficile non prenderlo, Ma pure la sfera del drago. E prendila. Oh, quante volte te devo allontanare per farti allontanare bene? Via! No, stavolta me l'ha fatta male. Cioè, me l'ha fatta bene lui. Dal punto di vista mio, me l'ha fatta male. Il maledetto. Ma le ha dato 3 barre di vita fino adesso. Lasciate che io prenda parte alla vostra energia vitale!
Lasciate che io prenda parte alla vostra. Aspetta, fammi finire, no? Maledetto. Ha preso un braccio. Vai, la facciamo completa. La vostra energia vitale. Pure se mi ha interrotto prima. No, 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 no. Che ce la facciamo? Ci provo, ci provo. Sì, sì, sono pronto. Vabbè, però. No, 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 no. Porca miseria, ho perso. Abbiamo quasi perso Goku, raga. E niente. Ehi! Dobbiamo provare di Kamamea. Così. No. Ha vinto. Ok, ok. Abbiamo soltanto altri tre personaggi per sconfiggerlo. Bravo Gohan. Gohan è probabilmente a livello di mossa è quello più forte dei quattro che abbiamo. Forse se la gioca giusto con Junior. Niente, non ce la faccio mai a vincere questi scontri così, ma perché? Dai, è rimasto un soffio di vita, ma senco e via. Ciao Slug, ci vediamo. Impotente contro la potenza di Slug, la fine di Goku sembra certa, finché Piccolo non gli suggerisce qualcosa. Gohan! Mettiti a fischiare! Sembra che il fischio umano sia una frequenza che causa forti dolori alle orecchie dei Namekiani. Mentre Slug è paralizzato dal fischio di Gohan, Piccolo riversa su Goku tutta la sua energia. Goku! Ecco, ti do la mia energia! Ora continuala tu questa battaglia e vincila! Grazie, Junior! Farò in modo che non sia vano quanto hai fatto finora. E presa altra energia dal sole, Goku lancia una sfera Genkidama abbastanza potente da sconfiggere Slug. Così la Terra è di nuovo salva e la pace torna a regnare. E con un solo episodio ci siamo sparati tutta la saga di Lord Slug, che alla fine consisteva soltanto in tre combattimenti, uno più facile dell'altro alla fine, anche se a difficoltà massima. Il stomaco mi sta pidiendo di comer. Sono abbastanza facili. Qua Goku ogni tanto parla in italiano, ogni tanto parla in spagnolo, ogni tanto parla in inglese, è diventato poliglotta. E niente, io direi che per questo video possiamo chiudere qui. Adesso dal prossimo episodio partiremo dalla saga di Bardock. Quindi faremo un salto nel passato. E quindi come sempre, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento. Se ancora non lo siete, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella delle notifiche, in modo da non perdervi nessuno dei prossimi contenuti in arrivo. Inoltre qui sotto in descrizione trovate anche il link al mio Instant Gaming, in cui potete comprare i vostri giochi preferiti ai migliori prezzi possibili, sia per console che per PC. Detto questo, noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento. Qua dal Pellicano e ciao ciao.